fiamme, 22 terribili fiamme si riverseranno sulla tua vita. Fuoco, fuoco infernale avvolgerà la tua anima. I 22 arcani maggiori dei tarocchi stanno per assalire la tua psiche. Dall'ultima alla prima domineranno su di te queste carte e sconvolgeranno l'intera tua vita. Io sono il mondo e ti imprigiono dentro di me. Sarai custodita, stritolata dalla mia ghirlanda. Io, il mondo, cancellerò da te ogni slancio verso il cielo. Sarai dedita solo ai miei piaceri e alle mie pene. Poi interverrò io, il giudizio. Quando la tromba dell'angelo suonerà, il tuo mondo interno sarà distrutto. L'universo della tua psiche sarà sconvolto e il suono della tromba dell'angelo azzererà tutti i tuoi pensieri. Pensi che il sole potrà aiutarti? No, io che sono il sole brucerò tutte le tue idee. Farò seccare i germogli della tua creatività. Con il mio calore arderò ogni forma di vita che sarà nella tua mente. Quindi giungerò io, la luna. Con il mio raggio diafano instillerò malinconia nella tua anima. Un torpore depressivo si impadronirà di te. L'atra bile del tuo spirito prenderà il sopravvento. Poi vedrai me, la stella. Ti affiderai alla mia luce per trovare la giusta direzione. Ma io ti indicherò sentieri sbagliati e confusi. E tu errerai senza una meta precisa, perdendoti. Allora giungerà il regno della torre. Io, alta e massiccia, ti stritolerò dentro di me. Sarò come un utero che anziché farti nascere ti imprigionerà. Finché tu ti getterai giù da me che sono la torre per trovare una via d'uscita. Ma allora arriverò io, il diavolo. Ti legherò con le mie catene e ti farò mia schiava. Sarai obbligata ad ubbidirmi in tutto e per tutto. Sarai la mia serva fedele e da me non potrai più separarti. Poi sopraggiungerò io la temperanza. Allora tu dirai, ecco, una forza buona finalmente viene in mio aiuto. Ma in realtà io sottrarrò alla tua anima quel po' di acqua della temperanza che ancora in essa vi dimora e la verserò nella mia coppa cosicché il tuo animo sarà senza misura. Ed ecco, io la morte trionferò su di te. Sempre tu avrai il pensiero fisso al mio scheletro. Sempre tu penserai al disfacimento del corpo e non troverai più la forza di vivere. Ed ecco arrivare il regno dell'appeso. Io ho i piedi in alto e la testa in basso e vedo tutto al contrario.
Così anche tu comincerai a confondere le categorie del sopra e del sotto, del prima e del dopo. E la tua mente sarà in una grande confusione, come appesa all'ingiù. Allora tu spererai in me la giustizia. Ma io sottrarrò dal tuo animo il senso del giusto. Me ne approprierò e lo metterò sulla mia bilancia. E tu sarai la più ingiusta persona del mondo. Ed eccomi, arriverò io, la ruota della fortuna, la ruota del destino. Ti dirò, Dio non esiste, c'è solo il fato. Un fato che distribuisce pene e gioie senza criterio. E la tua vita sarà in balia della sorte, di una sorte avversa e senza norma. Pensi allora che potrò aiutarti io, l'eremita? Tu ti unirai a me e con la mia lanterna cercheremo una soluzione. La luce finalmente illuminerà un cippo su cui leggeremo. La soluzione non esiste, il male regna ovunque. Poi arriverò io, la forza. E ti cederò un po' del mio coraggio. Ma in te esso diverrà violenza, forte violenza. E tu non saprai più controllare la tua rabbia e la tua aggressività. Quando giungerà il mio anno, io il carro ti caricherò su di me. Ti porterò in luoghi deserti, sconosciuti e malfamati. Ti guiderò in posti dove vedrai l'aberrazione del mondo. Ti porterò alle sorgenti del male. Poi arriveremo noi, gli amanti. Allora tu avrai amori infelici, tormentati. Desidererai uomini che non potrai avere. E avrai rapporti con uomini che non ami. Poi giungerò io, il Papa. Ma non sarò il vero Papa, sarò un suo alter ego. Tu crederai a me e diventerai eretica. E sarai scomunicata dalla Chiesa Cattolica. Ed ecco arriverò io, l'imperatore. Instillerò nel tuo cuore l'amore per il potere terreno. Getterò in esso la brama di comando. E tu diventerai avida di dominio. Ed eccomi, arriverò io, l'imperatrice. Tu mi adorerai come io fossi il bene supremo. Diventerò io la signora della tua vita. E in me tu adorerai l'amore per il potere e il dominio. E sarà poi la volta della papessa. Tu desidererai un papa donna. E creerai una setta di adepti a un culto eretico. E io, il Papa Donna, fonderò nuove leggi. E giungerà l'era del mago. Tu ti dedicherai alla magia nera e alla magia bianca. Ti consacrerai ai culti esoterici. Praticherai riti occulti e satanici. Ed ecco arriverò io, il matto.
allora tu uscirai completamente di senno. Sarai pazza, delirante. Non avrai più la luce della ragione. Fiamme, 22 terribili fiamme si riverseranno sulla tua vita. Fuoco, fuoco infernale avvolgerà la tua anima. I 22 arcani maggiori dei tarocchi stanno per assalire la tua psiche. Dall'ultima alla prima domineranno su di te queste carte e sconvolgeranno l'intera tua vita. Questo è l'incubo che sognai la notte che precedeva il mio 18° compleanno. E l'incubo pian piano iniziò a diventare realtà. Nei 22 anni che seguirono, ad una le carte dei tarocchi regnarono su di me. A partire dal mondo fino al matto sconvolsero la mia vita. E io pian piano mi incamminavo verso la follia. Medici ed esperti cercavano di guarirmi, ma tutto fu inutile. I 22 arcani maggiori trionfavano su di me, finché giunse la notte del mio 41° compleanno e il sonno tanto atteso calò sui miei occhi. E sognai. Nella visione onirica vidi il crocifisso di Cimabue. Mi disse: vieni, vieni ai miei piedi nella chiesa di San Domenico ad Arezzo. Il mattino, appena mi svegliai, mi misi in viaggio. Arrivai alla chiesa e raggiunsi velocemente il crocifisso. Vicino ad esso c'era un sacerdote che mi disse: la stavo aspettando. Poi mi benedisse pronunciando alcune parole che io non riuscii a sentire. Tremai e caddi a terra madida di sudore. Quando mi rialzai mi sentivo leggera. Il sacerdote era andato via e davanti a me c'era solo il grande crocifisso. Io ringraziai e mi incamminai per la via del ritorno. Mi sentivo rinata. Una voce interiore mi disse: fiamme, 22 terribili fiamme si sono riversate sulla tua vita, ma sono state estinte perché esse non possono nulla di fronte al potere della croce.